Telespettatori sportivi di Telediogene e di Cutro TV, ben ritrovati. Siamo in collegamento dallo stadio comunale di Cutro, dove tra pochi minuti avrà inizio l'incontro di calcio valevole per la settima giornata del campionato regionale di promozione. La S Cutro ospita il Real San Marco. Entrambe le squadre, accompagnati dal signor Sportelli che dirigerà questa partita, si trovano ora all'interno del cerchio del centrocampo e quindi possiamo passare subito ad elencare gli 11 che scenderanno in campo per il Real San Marco, che schiera la banca in porta: numero 2 Liparotti, numero 3 Staffa, numero 4 Raimondi, numero 5 Scorza, numero 6 Ramasco, numero 7 Cipolla, numero 8 Lorecchio, numero 9 Celestino, numero 10 Conte, numero 11 Esposito. In panchina Gallo, Graniti, Occhiuzzi, Esposito, Raimondi, Marco, Cipolla Davide e De Luca. La squadra è allenata dal mister Damiano Tripodi. Il Cutro quest'oggi, che indossa la casacca azzurra e blu, schiera in campo il numero 1 Menzà Gaetano, il numero 2 Aiello, numero 3 Le Rosse Salvatore, numero 4 Riga Matteo, numero 5 Squillace Nicolas, numero 6 Martucci, numero 7 Devona, numero 8 Bassi De Masi, numero 9 Parentela, numero 10 Milano, numero 11 Aiello. La panchina è completata da Cesario, il secondo portiere, Franco, Muscatello, Salvemini, Camposano, Smaili e Paparo. Il mister è Tonino Condito. Fischia in questo momento l'inizio del match. Batte subito il Real San Marco questa palla, ora sulla destra la conclusione di Esposito. Azione pericolosa questa creata dal Real San Marco, una punizione battuta velocemente che ha trovato un po' impreparata la difesa del Cutro. Lamenta l'intervento del proprio difensore, lamentava un fallo, l'arbitro lascia correre. Bassi De Masi ora di testa, Milano, Milano serve Devona, Devona va al limite dell'area, Devona ancora per Milano, ma c'è Parentela, prova il tiro Parentela di destro, una buona occasione questa del Cutro. Ricordiamo che a dirigere l'incontro è il signor Sportelli di Lamezia Terme. Squillace trova l'inserimento in aria da parte di Parentela. Parentela cerca di girarsi, cross in aria di Parentela, Devona riesce a colpire Francesco Aiello e c'è il fallo di mano, è il calcio di rigore. Ha visto bene l'arbitro, una conclusione debole di Francesco Aiello intercettata con la mano da un difensore del Real San Marco. Calcio di rigore per il Cutro. Milano, la rincorsa da fuori aria a Milano, prova la parata, sbaglia Milano, calcio di rigore sbagliato da Salvatore Milano, è la parata di Baffa, si era fermato durante la conclusione Milano, il portiere non è caduto nel tranello, ha aspettato fino all'ultimo il tuffo e ha intercettato questa conclusione di Milano. Riga che non riesce a far proseguire il compagno e il recupera Lorecchio sulla sinistra, ora Lorecchio pericolosamente entra in aria, Lorecchio ancora, Lorecchio prova e c'è il gol, c'è il gol, una conclusione di Lorecchio toccata da Celestino. Celestino era posizionato nel cuore dell'area piccola del Cutro, una conclusione era quella di Lorecchio che ha trovato Celestino. E il Real San Marco si porta in vantaggio qui a Cutro quando siamo giunti al 41esimo del primo tempo. Cutro 0, Real San Marco 1. Indietreggia il Cutro con Martucci, ora il lancio lungo verso Salvemini. Sul lato destro Salvemini riesce a mantenere la palla all'interno del campo. Salvemini a tu per tu con Scorza, il cross di Milano, il colpo di testa di De Rosa e poi Salvemini ancora in aria e il gol di Salvemini, appena entrato questo colpo di testa di Salvatore Le Rose, diventato un assist per Salvemini che dalla parte opposta, una palla che ha attraversato tutto lo specchio della porta, ha trovato preparato Salvemini che di destro ha infilato il portiere la banca. E il Cutro, quando siamo giunti al 11esimo del secondo tempo, chiedo scusa, riesce a pareggiare questa partita
Cutro attacca sulla destra con Salvemini. Martucci. Martucci ancora cerca e trova Salvemini. Entra in area Salvemini. Mette la palla in testa. Al centro questo cross di Salvemini, colpito di testa a pochi metri dalla porta. È mandata alta da Francesco Aiello. Non è riuscita a schiacciare questo pallone. Cross in mezzo all'orecchio dove c'è Occhiuzzi in aria. Occhiuzzi. Cipolla. Prova il tiro Cipolla e c'è il gol. Il gol del Real San Marco con Cipolla che ha trovato l'angolo alla destra del portiere Menza. Ti squillacci ora, salta Cipolla e si porta sulla tre quarti. Prova il cross direttamente sulle mani del portiere. E poi Barentela tenta di girarsi. Salvemini, Salvatore Le Rose. Prova e c'è il palo di Salvatore Le Rose. E poi il gol realizzato per il Cutro da Smiley. Una grande botta di Salvatore Le Rose che da 25 metri colpisce il palo. La palla staziona sulla linea di porta per qualche secondo e poi c'è il gol di Smiley che di testa spinge la palla in gol. E ora il Cutro, quando siamo al 46esimo, a 3 minuti dal termine dell'incontro, è riuscito a raggiungere il 2-2. Mister Condito, è appena terminata la partita che ha visto la sua squadra, la S Cutro, confrontarsi con il Real San Marco. Una partita dai due volti. Il Cutro ha costruito tanto, il Real San Marco nelle poche occasioni che ha avuto ha realizzato. Due punti persi per come è andato o un punto guadagnato, mister? Per come è maturata la partita abbiamo lasciato qualcosa a livello di punti. Alla fine bisogna rendersi conto che purtroppo avendo una squadra così come la nostra, che l'età media è quella, io lo sostengo da tempo, che è una squadra che in prospettiva futura che ha molte possibilità e tante potenzialità che possono sempre esprimersi al meglio. Abbiamo preso i due gol, il primo, cioè nel primo tempo le uniche occasioni che loro hanno create sono state un calcio di punizione sulla destra loro, dove noi discutevamo su cosa fare con il ragazzo a terra, loro, cioè, lì denoti l'inesperienza dei ragazzi, nessuno che sta fermo sulla palla, questi battono e si trovano solo davanti alla porta l'attaccante che è mandato sulla traversa, la prima vera occasione che hanno creato, su una furbizia comunque, non per, su un'azione di gioco. La seconda abbiamo sbagliato una palla che basta che si applicava. Facciamo le stesse cose che di solito in allenamento facciamo, 1-2 al centrocampista si va dall'altra parte, hanno un po' cicciato, è successo quello che è successo in area di rigore, abbiamo preso il primo gol, il secondo l'abbiamo visto tutto, unico tiro in porta nel secondo tempo, ha azzeccato il set sull'incrocio dei pali e via. La nostra c'è stata sempre la reazione, abbiamo reagito sia la prima che la seconda volta, abbiamo creato qualche bella gol e non siamo stati capaci a metterla dentro, alla fine questo è il risultato, però a livello individuale ho visto belle prestazioni, ragazzi che comunque anche rispetto all'età che hanno stanno crescendo tantissimo. Mister, nel primo tempo il Cutro ha avuto l'occasione sullo 0-0 di portarsi in vantaggio, nel momento in cui stava giocando davvero bene, poi probabilmente l'errore dal dischetto di Milano un po' ha potuto condizionare anche l'atteggiamento in campo. E certo, queste cose influiscono soprattutto per quello che dicevo prima, no? La mancanza di inesperienza, la capacità di gestire le situazioni, è normale che ci possano essere, ma anche nel secondo tempo, non solo nel primo, abbiamo avuto alti e bassi dovuto ai momenti, cioè momenti in cui ci si siede e poi si riparte alla grande. Tutta una questione mentale, ma dovuto soprattutto a questo, perché non riusciamo a gestire i momenti con saggezza e con l'esperienza che comunque al calcio ha sempre giocato, perché poi ci sono partite che si vincono anche con l'esperienza, ma tutto sommato io ritengo, al di là del risultato, c'è una prestazione positiva, insomma. Mister Tripodi, allenatore del Real San Marco, mister, una partita che sembrava quasi il San Marco l'avesse vinta, al 93esimo il San Marco vinceva, è stato agguantato il pareggio da parte del Cutro, comunque un 2-2 che la soddisfa. Allora, sono molto soddisfatto per la prestazione, perché qualcuno avrà pensato che le due partite perse, forse come squadra
eravamo calati, invece siamo stati semplicemente sfortunati nelle due partite precedenti. Quindi la prestazione ci serviva per trovare fiducia in noi stessi e così è stato, quindi oggi abbiamo fatto veramente una buona partita. E per quanto riguarda il risultato, logico, lascio un po' la mano in bocca, pareggiare all'Old Hallens nei minuti di recupero e in quel modo, diciamo, recambolesco, però va bene così. Mister, la sua squadra ora ha 9 punti in classifica, ha affrontato diverse squadre, oggi siamo alla 7ª giornata. Quale squadra di più l'ha impressionata? Quale può essere secondo lei la squadra che può fare la differenza in questo campionato di promozione? Beh, ancora non abbiamo incontrato la Rossanese e Garibaldina, quindi sono le squadre pretendenti. Visto che c'è un equilibrio con tutte le squadre, non c'è una squadra che primeggia, tranne queste due che ancora non posso dare nessun giudizio. Anche il Cutro mi è sembrata un'ottima squadra di ragazzi soprattutto, quindi è un bel progetto veramente.